germoglio sputerà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà delle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà per giustizia i poveri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si traerà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme ai loro piccoli. Il leone si cercherà in paglia come il bue. Il lattante si trasfullerà sulla bocca dell'asino. Il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. Non agiranno più impunemente né saccheggeranno tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. In quel giorno la radice di esse si leverà persino per i popoli, le genti la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Tanto gioiscono gli angeli della loro altezza
rendiamo grazie a Dio Padre, per mezzo del suo Figlio, nello Spirito Santo, perché la infinita misericordia con cui ci ha amati ha avuto pietà di noi, e mentre eravamo morti per i nostri peccati, ci ha fatto rivivere con Cristo, perché fossimo in Lui creatura nuova, nuova opera delle sue mani. Deponiamo dunque l'uomo vecchio con la condotta di prima, e poiché siamo partecipi della generazione di Cristo, rinunziamo alle opere della carne. Riconosci, cristiano, la tua dignità e reso partecipe della natura divina, non volere tornare all'abiezione di un tempo con una condotta indegna. Ricordati chi è il tuo capo e di quale corpo sei membro. Ricordati che strappato al potere delle tenebre sei stato trasferito nella luce del regno di Dio. Con il sacramento del battesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo. Non mettere in fuga un ospite così illustre con un comportamento irriverente e non sottometterti di nuovo alla schiavitù del demonio. Ricorda che il prezzo pagato per il tuo distacco è il sangue di Cristo. Thank you.
hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo per la luce del mondo. Concedi a noi che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
ci insegna a rinnegare le pietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Presente.
presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse in luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore. L'occhio del vostro corpo, tutta la persona è nelle tenebre,
non riesce più a muoversi senza pericolo. Gli è avvenuto qualcosa di simile del nostro spirito, che un grande poeta del secolo scorso descrive con queste domande: dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo? Dov'è la sapienza che abbiamo perduto nella conoscenza? Dov'è la scienza che abbiamo perduto nell'informazione? Cito Elio. La crescita enorme di conoscenze e di informazioni è stata accompagnata a volte da una perdita della sapienza, della capacità cioè di rispondere alle grandi domande della vita. Dov'è la sapienza che abbiamo perduto nella conoscenza? Il profeta parla di un popolo che camminava nelle tenebre, di un popolo che abitava in una terra tenebrosa. Se infatti l'uomo non sa da dove viene, se non sa dove è diretto, come può muoversi? Cammina nelle tenebre, abita in una terra tenebrosa. Il bambino preannunciato dal profeta è, secondo le parole dell'angelo, già nato. Libera l'uomo da queste condizioni. I pastori sono nella notte, ma la gloria del Signore li avvolse di luce. La ragione profonda del fatto che in questa notte, per la nascita di quel bambino, la dimora dell'uomo ha cessato di essere una terra tenebrosa, è detta dall'apostolo Paolo nella seconda lettura. Riascoltiamo quanto ci ha detto l'apostolo Paolo nella seconda lettura. È apparsa la grazia di Dio a portatrice di salvezza per tutti gli uomini. Del bambino nato a Betlemme è apparsa la grazia di Dio. Dio ha cessato di abitare una luce inaccessibile, ci ha rivelato quali sono i suoi pensieri circa loro. Sono grazia e misericordia. In questa notte, carissimi fratelli e sorelle, ci è svelato il vero nome di Dio. È apparsa la grazia di Dio a portatrice di salvezza. Egli è venuto a prendersi cura di ciascuno di noi, a prenderci per mano, per condurci alla vera vita, come fa il buon pastore che conduce le sue pecore. E anche se noi dovessimo camminare, dice il salmista, in una valle oscura, non dobbiamo temere alcun male, perché il Signore è con noi. Il Signore non ci abbandona mai. Ecco il mistero del Natale, di un Dio che si fa uomo, di un Dio che viene ad abitare dentro a noi, di un Dio che viene a condividere la nostra condizione umana. Cari amici, forse questo Natale è attraversato da preoccupazioni gravi, da tristezze profonde, forse anche da cupi pensieri. Penso in questo momento alle famiglie delle cui case si è abbattuta la tragedia della disoccupazione. Penso alle famiglie alle quali una grave povertà mette a rischio l'accesso a beni e servizi fondamentali. Penso ai nostri giovani insidiati dalla paura quando pensano al loro futuro. Paura di non trovare un lavoro, paura di non poter formare una famiglia. E per noi uomini e donne che vivono in questa situazione
che detta soprattutto la parola dell'angelo. Non temete, oggi vi è nato un Salvatore. E questa per noi è una certezza. La certezza che il nostro Dio è con noi, Egli è l'Emmanuele. Riprendete coraggio. Dio questa notte si è fatto uno di noi. Con la sua incarnazione si è unito in un certo modo a ciascuno di noi. L'amore che Dio ci ha dimostrato in questa notte è più forte di ogni nostra tribolazione. Ecco quanto dice il profeta Isaia: quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come di aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Così deve poter essere la nostra comunità cristiana, deve correre senza affannarsi e camminare senza stancarsi. Ora il nostro pensiero si volge all'Eucaristia che stiamo per celebrare. Il segno del bambino della mangiatoia si fa presente nel segno non meno umile del pane sull'altare. È singolare che la parola Betele significa casa del pane. Che diremo a Gesù questa notte, noi comunità nel suo nome? Penso a una parola sola: grazie Signore Gesù per essere nato per tutti noi, grazie Signore Gesù perché non ci fai mancare mai il cibo dell'Eucaristia. Vi auguro un Natale di pace in cui la visione luminosa di Gesù bambino sciolga i cuori induriti di noi uomini e insegni a noi a cogliere in ogni momento delle nostre giornate la presenza di Gesù che la riempie della sua luce e della sua verità e potere, come ci ha detto San Leone Magno nella lettura patristica, ciascuno di noi in questo Natale del 2019 riconoscere la propria dignità. Professiamo la nostra fede e alle parole per noi uomini si è incarnato, si è fatto uomo, chi può si mette in ginocchio in segno di adorazione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero.
questa notte santissima ci uniamo a tutti coloro che credono e sperano nella salvezza operata dal Signore. Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Gesù, vero Dio.
Accetta, oh Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di doni trasformaci nel Cristo tuo Figlio che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici. Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, egli verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, tuo Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti a tutti gli angeli, cantiamo esultanti l'inno della tua gloria. Sicurezza di vita e salute.
mentre celebriamo la notte santissima, nella quale Maria Vergine Immacolata chiede al mondo il Salvatore, ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, la gloriosa Sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisopolo, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi della tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatevi tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Thank you.
offerta, il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pure santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. In questo momento ciascuno di noi può ricordare i propri cari defunti. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte della comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tu, o Dio, crei e santifichi sempre. Fai vivere, benedici e dono al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Prendiamo. O Dio, che ci hai convocati a celebrare dalla gioia la nascita del Redentore, fa che testimoniamo nella vita l'annunzio della salvezza per giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Ecco, prima della benedizione desidero ancora rinnovare gli auguri di un vero Natale. Celebrare con frutto il Natale significa lasciarci illuminare dalla luce che viene in questo mondo dalla nascita di Gesù bambino, senza stancarci o scoraggiarci del cammino che dobbiamo ancora compiere per diventare in pienezza figli di Dio. Celebrare con frutto il Natale significa, cari fratelli e sorelle, esprimere nella vita la nuova realtà dell'uomo. Clemente Alessandrino ci dice che il Natale del capo deve essere anche il Natale del corpo, che è la Chiesa. E la Chiesa è il corpo comunitario di Cristo nella storia, sperimentando la gioia e la pace propria di chi sa riconoscere in Dio il volto del Padre, di chi sa di poterlo invocare come Gesù Abba Padre, e per questo sa riconoscere la grandezza e la dignità di ogni uomo, a qualunque razza e a qualunque popolo appartenga. Com'è preziosa la vita di ogni uomo, se per ogni uomo il Padre ha mandato sulla terra il suo figlio. Noi siamo cosa preziosa per Dio. Dio, cari fratelli, ha sacrificato il suo figlio per noi. Dio ci custodisce come la pupilla dei suoi occhi. Celebrare con frutto il Natale come evento del nostro cuore significa irradiare e diffondere l'amore del Padre, testimoniare la paternità di Dio, vivendo la carità verso tutti i fratelli, condividendo le loro situazioni, provvedendo alle necessità materiali dei più bisognosi, mettendoci al servizio della pace e della riconciliazione. L'augurio che desidero farvi è quello della gioia dei figli di Dio, di una gioia interiore che dia gusto a tutte le giornate che verranno. Una gioia e una speranza che nessuna difficoltà, nessuna preoccupazione potranno toglierci, perché affondano le radici nel mistero di colui che è Dio con noi, nel mistero di un Padre che gratuitamente ci ama e ci è sempre vicino. È un augurio che affido all'intercessione di Maria, Madre di Gesù, mentre chiediamo a lei di unirci a quei sentimenti di fede, di amore, di adorazione con cui ha accolto nel suo seno prima e poi nelle sue braccia il Figlio Santo di Dio. Con questi sentimenti auguro un buon Natale a tutti. Davanti alla capanna del presepio noi siamo invitati a contemplare il mistero di un Dio che si fa uomo, che discende in mezzo a noi, che arriva fino a questo punto per mostrarci quanto bene ci vuole, quanto Dio ci ama. E poi vorrei che condividessimo tutti insieme una bella notizia. Ecco, 76 fratelli e sorelle che per tanti anni sono stati precari nel nostro comune, oggi pomeriggio hanno firmato il contratto per a tempo indeterminato. È una bella notizia che solleva tante famiglie,
dall'incertezza. Per questo mi sento di ringraziare il signor commissario anche per come sta lavorando per il bene di questa città. Invoco su tutti voi la santa benedizione del Signore mentre vi esorto a compiere il dovere che ci compete scrupolosamente per il bene di tutti, il bene comune, quel bene che ciascuno di noi è chiamato a realizzare a servizio dei più deboli, dei sofferenti, degli emarginati. Quanti hanno perduto il gusto della vita e cercano evasione nella droga, nei piaceri, e con noi siamo qui per dire a tutti coraggio, perché il Signore è con noi, perché il Signore ci ama, perché il Signore ci vuole bene, e poi il Signore ci ama come nessun altro mai, perché ha mandato il suo Figlio quale vittima di espiazione dei nostri peccati. Questa benedizione la estendo agli anziani, agli ammalati, ai bambini che crescono, ai giovani, agli studenti, e così tutti scende copiosa la benedizione del Natale. Il Signore sia con voi. Dio che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce la notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Dio che del suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempie della sua pace e del suo amore. Natale.